Un Messina tenace, grintoso, attento in difesa e senza paura, dà segnali decisamente incoraggianti, pur non riuscendo ad andare oltre il pareggio contro il Logri. 0-0, un risultato a reti bianche che penalizza forse oltremodo i giallorossi di Oberdan Biagioni, precisi, ordinati e ben organizzati nella prima frazione di gara, dove non hanno rischiato assolutamente nulla. Messina più propositivo e coraggioso nel secondo tempo. Al decimo minuto della ripresa, Petrilli viene atterrato in area di rigore da Comito, con il direttore di gara che indica il dischetto decretando il penalty. Dagli 11 metri, però, Gambino si fa ipnotizzare da Pellegrino. Si tratta del secondo calcio di rigore fallito dai peloritani, dopo l'errore di Arcidiacono in casa contro la Cireale. Da quel momento in poi, pallino di gioco nelle mani del Messina, con D'Ascoli traditi e Genevieve vicini al gol a più riprese, ma con un Pellegrino in giornata di grazia. Termina 0-0, un match che lascia ben sperare i tifosi peloritani ma che allontana ulteriormente il Messina dai vertici della classifica del girone I di Serie D. Nei minuti di recupero il Messina in tutte le maniere ha cercato la via del gol, pur senza fortuna, ma i giallorossi hanno finalmente sfoderato una prestazione degna di nota, utile per far crescere l'autostima e soprattutto per approcciarsi nel modo migliore al prosieguo della stagione. La graduatoria in questo momento non sorride. Domenica prossima i peloritani di Oberdan Biagioni affronteranno in casa il Gela, prima del turno infrasettimanale contro il Città di Messina e del secondo turno interno consecutivo contro il Portici. Una serie di gare che possono e devono fare spiccare il volo al team siciliano, in cerca di risultati, con l'obiettivo di risalire la china.